Allora, la canzone dice fucking you, se non sbaglio. Proprio... Canto! Fucking you, sai che sto disco non lo potrebbero mai trasmettere in America? Che due coglioni, però, che due palle, sti perbenistoni. E se bravo, dici fuck, bravo, ti tolgono la licenza. E se dici pussy, ti tolgono la licenza. Se dici stick my dick up your ass, ti tolgono la licenza. Esatto, di pesca, tra l'altro, cioè una roba incredibile. Ma una roba vergognosa. Guarda, guarda, c'ho qua Serafin davanti a me in questo momento. Digliele. No, ma abbiamo chiarito. Guarda che io non è che, cioè, ci sono persone e persone. Ci sono persone e persone. Ragazzi, questo è un ex, sì, questo è un ex Marines, è un ex cecchino, ecco, dei Marines, ecco, cioè è ha delle mani, delle dita che sono grosse tre volte il mio pene. Però c'è un alito di merda, diglielo. Qualsiasi cosa è grossa tre volte il tuo pene. Come here, please. Siamo un po' in ritardo. No, siamo giusti oggi. Aspetta, perché c'è sempre sta faida tra Paolo e Serafin per il suo alito di merda. Ma che lui parla di più di Luca Alba, poi. Good morning, Serafin. Good morning. Ok, Paolo Noyes. You know the fat Italian stupid all dressed in black. Ma di coglione, like he's stuck in the 80s. He's stuck, you know, he thinks he's still a rock star from the 80s. He's a fucking asshole, asshole. He's saying that your breath smells like shit because you drink shit and eat shit. Okay. Because, well, you know, unfortunately, Marco, you know, Paolo's problem is not that his breath smells like shit. The bad thing is that his mouth is just full of shit. No, allora, Serafin, you have a, come si dice, alito? Breath. You have a breath of shit because you suck a anus of s of gallines. You suck chicken ass. Chicken's ass. Giucci i culi delle galline. Chicken's ass. With passion. No, il problema è. At least I'm not fucking a donkey, bro. Bravo, bravo. Dice che non sei un asino. Allora, ti spiego. Qua sotto la radio ci sono tre posti per andare a mangiare. Dove uno si mangia di merda, l'altro si mangia di merdissima. E nel terzo si mangia di merda, merdissima. Lui mangia in tutte e tre per così. E dove se sei come il culo del perro. E quindi si mangia il culo dei cani. That unfortunately in Wynwood there are three places where you can eat. One you eat like shit. The other one you eat like shit shit, and the other one you eat like shit. So if you have to choose, you still eat shit. You're still eating shit no matter what. You know what? I didn't hear Paolo complaining while he was in Miami for a couple of months. Right. You know, he kept eating shit and more shit and even more shit. Vedi, dici che anche tu hai mangiato merda quando eri qua a Miami, ma ti sembrava di essere figo. Ma digli che la prossima volta che vengo porto il cotone per il naso. He said next time he comes he's gonna bring cotton for his nose. You know what? Unfortunately, Marco, if you ever come to a complete stop, his head's gonna go right up your ass because he's right on it. Tell him what I said. Ha detto che sei a un passo da infilare la tua testa nel mio culo. Carina come creatura mitologica. Ragazzi, io l'ho sempre detto, è sempre un fatto di soldi. No. He says it's always about money. For money he will do anything. Listen, in that him and I are very much the same. Un altro stronzo che pensa solo al grano questo. Pay me the money, baby. Pay me the money. Cuba! Che sa di merda di pollo! Ciao Serafin! Ragazzi, siamo quasi in chiusura, però visto che oggi siamo stati un po' birichini, siamo stati un po' maleducati. Io credo che la Poppy si è fatto il conto delle parolacce oggi. Serenamente abbiamo superato ogni aspettativa. Poppy, vuoi farci un velocissimo riepilogo proprio? Ma non mi sembra, è molto chiaro che siete sempre i soliti volgaroni. Brava! Vorrei solo sapere quanti cazzi sono stati detti durante queste due ore, cortesemente. Ma credo 25. 25 è la buona media. Grazie, è un'orgia seria. Ma erano i centimetri. Io credo che sia il caso di rivolgersi al signore. Di lui c'è Berlusconi, poi subito dopo c'è Papa Francesco che sta facendo un tour per cercare di far diventare i giovani molto più buoni, molto più bravi, ed è per questo che arriva il Papa Tour. Papa Tour. Il Vaticano sta cercando in tutti i modi di accrescere i suoi seguaci. Papa Tour. Ecco perché ha eletto un nuovo pontefice in grado di ballare, cantare, intrattenere. Questo Papa è la svolta. Questo Papa è la svolta. Are you ready?
Papa Tour. Papa Tour. Toccherà tutta la penisola, da nord a sud, da est a ovest, da davanti e dietro. Riempie piazze, palazzetti. Are you ready? DJ Papa Francesco è in tour. È un DJ. Solo nello Zoo di 105. Pronto, salve. Sono Donna Ventura dell'ufficio stampa del Vaticano. Sì, salve. No. E noi chiamiamo appunto perché avevamo intenzione quest'inverno di fare un tour all'interno delle parrocchie italiane. Sì. Ma noi non siamo una parrocchia. Cosa siete voi? Io avevo siamo un monastero. Un monastero, sì. 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 Comunque le passo la madre. Cioè, noi avevamo già informato la curia e chi per esso, perché l'intenzione nostra è di proseguire con questo tour di Papa Francesco all'interno dell'Italia. E per fare che cosa significa? Niente, praticamente il pontefice sta facendo questo tour per avvicinare i giovani alla Chiesa cristiana. Sì. Le spiego quello che avverrà. Praticamente ci sarà tutti questi giochi per avvicinare i giovani alla Chiesa cristiana. Quindi per esempio ci sarà la sfida di penne con il booster, perché abbiamo scoperto che anche con la papa mobile, se il pontefice si butta tutto indietro, la macchina fa una piccola impennata. Poi ci sarà una sfida di cucina, tipo stile, non so se è presente il programma televisivo MasterChef. No. Praticamente ci saranno vari piatti, alcuni dedicati al pontefice, tipo la papa armigiana, la papaiglia, l'altra papa con la mentuccio. Ma questa è una cosa che interessa le diocesi? Sì, no, sì, no, praticamente tutte le diocesi stiamo mettendo. E poi ci sarà anche la sfida di beatbox, non so se è presente, probabilmente con Ratzinger, che verrà anche lui, questa sorta di tour, dove Francesco e Ratzinger si sfideranno a beatbox. Non so se è presente quello. Niente, è una roba molto innovativa, giovanile. Tanto se lei si vuole segnare, poi le arriverà la mail direttamente dal Vaticano. La mia mail è donaventura. Sì. @ Vaticano. Sì. Niente, madonne. Punto programma da 2000 lire. Punto. Sì. Cos. Ok. Vabbè, comunque ci sentiremo anche attraverso le diocesi. Sì, 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 ovvio, ovvio, passerà tutto all'interno della diocesi. Sì, 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 dovremmo avvisare curia e diocesi. Sì. Va bene, la ringrazio. Allora, arrivederci, arrivederci. Madonna. DJ Papa Francesco è in tour. Solo nello Zoo di 105. Però ti piace vincere facile, Alan. Comunque, cioè, quando tu chiami questi posti qua, no? I monasteri, così, le parrocchie, capisci quanto sono indietro? Non sanno neanche con nessuno. Oh, poi la prima scenetta senza una parolaccia. Bravo. Io personalmente la papaeia la mangerei perché mi piacciono le capesante. No, ragazzi. Oh, comunque parlando di MasterChef, vari programmi così, sai che Gordon Ramsay è lo chef più pagato dalla televisione, guadagna 60 milioni di dollari. Ma quanto guadagna il 60 bastardo? Milioni di dollari nel 2015, siamo a metà, ragazzi. Cioè, siamo a metà, direi uno che per sbraitare cazzo in una cucina. E io allora che sbraito in radio tutto il giorno, fermo a 58. Sì, 58 euro però, meno sul conto, vaffanculo. Gordon Ramsay. Vabbè, bravo però, a cucinare è bravo, pare. Ma perché in America i DJ guadagnano 500 milioni di dollari e noi ci danno 500 euro lorde? Perché è più grande la mia. No, no. Cioè, Luca ha detto no. Luca. Attenzione! Perché quelli sanno suonare. Punto. Quello. Cioè, ma lui parla di DJ in radio, ignorante. Ma che radio? Tu non lo conosci, Marco, io lo conosco. Volevi dire quello che ho risposto io, vero Marco? No, non è vero, mostro! Merda! Ci risentiamo domani, grazie a Pippo Palmieri! A domani, amici, ciao! Grazie a DJ Spine! Ciao! Sempre lui. Grazie alla Poppy Poppy, ciao Poppy! Ciao, domani! Comunque 25 è poco, quindi cazzo e cazzo! Grazie a tutti, cari giuri! Che bella famiglia, lo Zoo di 105! Fabio Lisei! Ma soprattutto il più bello del mondo, signori, Mr. Paolo, total black and forse total white in America, Mr. Paolo Noi, signori. Perché lui no, è il merda. Marco Mazzoni, il genio. Sì, sto cazzo. Ah, è vero, manca il mostro. Il professore, il mostro. Ciao mostro, grazie al DJ Oreste. Ciao.
basta. Ciao Marchino, a domani. Anzi no, ciao ragazzi, grazie alla cumpa di Viaturati e soprattutto grazie agli ascoltatori, alla nostra grande famiglia sulla pagina di Facebook. Ci risentiamo domani alle 2. Ciao, andate a fare in culo. Ciao, ciao, ciao. Yeah.